Il concetto di Dharma è uno dei pilastri fondamentali dell'induismo e la sua comprensione è essenziale per capire la visione indù del mondo e della vita. Il termine Dharma deriva dal sanscrito e significa sostenere o mantenere. In senso lato, Dharma può essere tradotto come legge, dovere, rettitudine o ordine naturale. Il Sanatana Dharma rappresenta l'ordine universale che regola l'intero cosmo. È la legge che sostiene l'universo e che garantisce l'armonia e l'equilibrio naturale. Include principi universali come la verità, la non violenza, la compassione e la giustizia. In ambito sociale, il Dharma si riferisce alle norme e ai doveri che ogni individuo deve seguire per mantenere l'armonia nella società. Questo include le regole di comportamento e l'etica. Ad esempio, lo Svadharma è ciò che è giusto per un individuo specifico, considerando le sue capacità, inclinazioni e circostanze. Le regole da seguire hanno il grande scopo di permettere all'individuo di essere se stesso, realizzando la propria natura. Il Varna Dharma varia a seconda dello stadio di vita, ad esempio quello dei bambini in età scolare, adolescenti, genitore, monaco, eccetera. Ma anche a seconda del mestiere e del ruolo nella società. Tutto è finalizzato al mantenimento dell'ordine nella vita sociale e comunitaria. Il raggiungimento Dharma è uno dei quattro scopi della vita umana. Purushartha, insieme a Artha, ricchezza, Kama, desideri, e Moksha, liberazione. Il perseguimento del Dharma è considerato essenziale per vivere una vita equilibrata e significativa. Ovviamente deve sussistere un equilibrio. È importante che il perseguimento di Artha e Kama sia in armonia con il Dharma, evitando che il desiderio di ricchezza e piacere comprometta l'integrità morale e etica. In questo senso, è utile ricordare che nella visione induista la vita è divisa in quattro fasi. Ashrama. La prima è Brahmacharya. La fase dello studente, dove l'attenzione è posta sull'apprendimento e sulla disciplina. La seconda, Grihastha. La fase adulta, dove si assume la responsabilità di mantenere una famiglia o vivere la vita monacale e contribuire al benessere della società. La terza, Vanaprastha. La fase della parziale ritiro, dove si inizia a distaccarsi dalle responsabilità mondane. La quarta, Sannyasa. La fase di colui che rinuncia ai beni materiali e si dedica alla ricerca spirituale e alla liberazione, Moksha. Il Dharma non è un concetto rigido e fisso, ma piuttosto flessibile e contestuale. Esso richiede discernimento, viveka, e saggezza, jnana, per essere applicato correttamente nelle diverse circostanze della vita. Gli scritti sacri come i Veda, le Upanishad, il Mahabharata, inclusa la Bhagavad Gita, e i Dharma Shastra, come le leggi di Manu, forniscono linee guida, ma l'applicazione pratica del Dharma spesso dipende dalla situazione specifica e dal contesto culturale. Dharma nella Bhagavad Gita. Nella Bhagavad Gita, Krishna spiega che agire in accordo con il proprio Dharma, senza attaccamento ai frutti delle proprie azioni, conduce alla realizzazione spirituale. Per concludere, possiamo dire che il Dharma abbraccia l'ordine cosmico, i doveri sociali e individuali, l'etica e la moralità. È una guida per vivere una vita equilibrata e armoniosa, in accordo con i principi universali e le circostanze personali. La comprensione e l'applicazione del Dharma richiedono saggezza, discernimento e un profondo senso di giustizia e rettitudine. Il concetto di karma è un altro pilastro fondamentale dell'induismo, strettamente intrecciato con il concetto di Dharma. La parola karma deriva dalla radice sanscrita kri, che significa fare, agire o realizzare. In termini semplici, il karma rappresenta la legge di causa ed effetto, che sostiene che ogni azione produce dei risultati o delle conseguenze, sia positive che negative. Ogni azione compiuta da un individuo genera una reazione. Le azioni buone, punya, portano a conseguenze positive, mentre le azioni cattive, papa, portano a conseguenze negative. Questa legge universale non si limita solo alle azioni fisiche, ma include anche parole e pensieri. Cerchiamo ora di comprendere le varie tipologie di karma. Sanchita karma rappresenta tutti i karma passati di un individuo, accumulati attraverso innumerevoli vite non ancora risolti.
l'impronta ereditata dalle vite precedenti, forma la personalità, le inclinazioni e i talenti. Prarabdha Karma è quella porzione del Sanchita Karma che avviene nel presente. Determina le circostanze attuali, le esperienze e le sfide. Agami Karma è il karma creato nelle vite attuali che influenzerà le vite future. Include le azioni che compiamo nel presente e le loro conseguenze future. Anche se Prarabdha Karma determina molte circostanze della vita attuale, gli individui hanno la libertà di agire e di creare nuovo karma. Questo significa che le persone non sono totalmente schiave del destino, ma possono influenzare il loro futuro attraverso le loro azioni presenti. Il ciclo di nascita, morte e rinascita, Samsara, è strettamente legato al karma. L'accumulo di karma determina le condizioni della rinascita, incluse la forma di vita, le circostanze e le esperienze. L'obiettivo finale è liberarsi dal ciclo del samsara. Attraverso la purificazione del karma e la realizzazione spirituale, un individuo può raggiungere il moksha, la liberazione dall'infinita catena di rinascite. Ma su questi aspetti torneremo più avanti. Samsara è un termine sanscrito che significa scorrere insieme o vagare. Rappresenta il ciclo eterno di vita, morte e rinascita, reincarnazione, a cui tutte le anime sono soggette fino a quando non raggiungono la liberazione, moksha. Il samsara è un ciclo senza fine di nascite e morti. Ogni anima, Atman, attraversa innumerevoli vite in vari corpi, forme e stati di esistenza. Questo ciclo è influenzato dalle azioni, karma, accumulate nelle vite precedenti. Il samsara è considerato un ciclo di sofferenza, dukkha, e illusione, maya. Le esperienze mondane, seppur temporanee, portano attaccamento e desiderio, perpetuando il ciclo di nascita e morte. La vera natura dell'Atman è spesso oscurata dall'ignoranza, avidia e dall'illusione, causando attaccamento al mondo materiale. Tutti gli esseri viventi sono intrappolati nel samsara, dalle forme di vita più semplici agli esseri umani. Il ciclo di nascita e morte è visto come una legge naturale e universale. Lo scopo ultimo della vita nell'induismo è raggiungere la liberazione, moksha, dal samsara. Comprendere e trascendere il samsara è fondamentale per realizzare la verità ultima e l'unione con Brahman. Il concetto di moksha è uno dei più importanti e complessi nell'induismo. Rappresenta la liberazione dal ciclo di nascita, morte e rinascita, samsara, e l'unione dell'anima individuale, Atman, con la realtà ultima, Brahman. Il moksha è visto come l'obiettivo finale della vita umana e il culmine del percorso spirituale. Moksha è un termine sanscrito che significa liberazione, emancipazione o salvezza. Nell'induismo, il moksha è la liberazione definitiva dal ciclo del samsara, dalle sofferenze e limitazioni del mondo materiale. Vediamo ora brevemente le caratteristiche del moksha. Come prima cosa, il moksha rappresenta la liberazione dal samsara. Implica la fine del ciclo delle reincarnazioni, liberando l'anima dalle continue nascite e morti. L'anima raggiunge uno stato di eternità, beatitudine e consapevolezza suprema, consentendo l'unione con il Brahman, la realtà ultima, che pervade ogni cosa. Questo stato di unità è caratterizzato dalla conoscenza suprema e dalla consapevolezza della propria natura divina. Il moksha implica la rimozione dell'ignoranza, avidya, che causa l'illusione, maya, della separazione tra Atman e Brahman. Conoscere la verità ultima dissolve tutti i legami e le illusioni del mondo materiale. Il moksha è descritto come uno stato di beatitudine eterna, ananda, che trascende qualsiasi esperienza sensoriale o mentale. Addentriamoci ora nella scoperta di quali sono le vie per raggiungere il moksha. L'induismo offre diverse vie per raggiungere il moksha, ciascuna adattata alla differenza di ogni singolo essere umano e alle sue predisposizioni spirituali. La prima via è quella dello Jnana Yoga, la via della conoscenza. Consiste nello studio dei testi sacri, la meditazione,
e la riflessione profonda sulla natura del sé e della realtà. Attraverso la conoscenza discriminante, Viveka, dal sanscrito Vik, che significa dividere o discernere, e il distacco, Vairagya, l'individuo realizza l'identità di Atman e Brahman. La seconda via è il Bhakti Yoga, la via della devozione. Questa è incentrata sull'amore e la devozione verso una divinità personale, come Vishnu, Shiva o Devi, eccetera. Attraverso la preghiera, il canto devozionale, Bhajan, e la recitazione dei nomi divini, l'individuo può raggiungere la grazia divina e la liberazione. La terza via è il Karma Yoga, la via dell'azione disinteressata. Si basa sul compimento delle proprie azioni senza attaccamento ai risultati, dedicando tutte le azioni a Dio. Agendo con uno spirito di servizio e sacrificio, l'individuo purifica il proprio karma e progredisce spiritualmente. La quarta via è l'Oraja Yoga, la via della disciplina mentale e meditazione. Include pratiche come asana, una serie di posture nella pratica yoga, pranayama, controllo del respiro, e dhyana, meditazione, per controllare la mente e realizzare il sé. Attraverso la concentrazione e la meditazione profonda, l'individuo sperimenta la verità ultima. Il moksha rappresenta quindi la liberazione suprema e l'unione con la realtà ultima. È l'obiettivo finale dell'esistenza umana e può essere raggiunto attraverso diverse vie spirituali. La realizzazione del moksha comporta la fine del ciclo di samsara, il superamento dell'ignoranza e l'ottenimento di una beatitudine eterna e di una consapevolezza suprema.